Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog. Sono appena arrivata a casa, stamattina sono uscita di casa prestissimo e devo dire che faceva freddo. Comunque ho fatto un po' di spesa, ma non al supermercato, ma sono andata al mercato perché avevo finito tutto, quasi tutto. In realtà stavo già iniziando a sistemare la spesa, però ho detto ma sì, la faccio vedere nel video perché ogni volta mi dite che vi piace lo svuota la spesa del mercato, quindi vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ho preso le zucchine, delle cipolle dorate, queste qua rosse. In realtà dovevo fare metà e metà con mia mamma, ma poi ci siamo dimenticate, magari dopo gliele porto. Queste sono quelle di Tropea da mangiare nell'insalata, quindi crude. Poi ho trovato i pomodorini datterini gialli che a me piacciono tantissimo, ma che al supermercato costano tantissimo e li trovo nella vaschetta piccola. E al mercato li ho trovati a 2 euro, se non ricordo male, 2 euro o 2,50 euro al chilo. E qua dentro ce n'è un chilo e volevo fare un bel sughetto poi. C'erano anche rossi, ma li ho presi appunto gialli perché non li trovo mai. Poi ho preso due patate americane che a me piacciono tantissimo, 4 cachimela, i primi cachimela, 2 finocchi, il cavolo romanesco che, come già vi ho detto l'altra volta, è l'unico che non mi fa venire mal di pancia, le uova, i kiwi, ho preso di nuovo i zespri anche se sono un pochino cari però sono buonissimi, un mazzo di coste, poi ho preso questi che però ho preso al Lidl, non li ho presi al mercato perché al Lidl al mercato non li ho proprio trovati questi qua tipo i mapo. Sono un pochino asprini e a me piacciono tanto. Poi le carote. E per quanto riguarda frutta, comunque verdura, mi sa che non ho preso nient'altro. Sempre al mercato ho preso i formaggi, grana, pecorino, che è uno dei miei preferiti, e un tomino a rotolo. Poi ho preso le olive verdi normali e queste qua condite piccanti. E poi un cotechino fresco che pensavo di fare stasera con la purea. Boh, non lo so. Poi dimenticavo i porri. Al Lidl, siccome ero andata per l'acqua, ho preso i mapo che vi ho fatto vedere prima. Una piadina, cioè un pacco di piadine. E poi mi hanno regalato di nuovo il limone, questo qua, succo di limone. Ne ho tre in dispensa perché li regalano con la spesa, con la Lidl Plus. Con questo ne ho tre praticamente in dispensa, li terrò magari in casi di emergenza se ho bisogno del limone. E basta, questa era tutta la spesina fatta al mercato. Ormai non vi nascondo più la friggitrice ad aria perché l'avete vista su Instagram, l'avete vista in qualche video, quindi ormai non ve la posso più nascondere, però poi ve ne parlerò in modo più approfondito in un altro video. Comunque la friggitrice ad aria è questa. Oggi vorrei provare a fare i peperoni, li ho lavati, li ho asciugati e adesso appunto li faccio nella friggitrice ad aria. Prima la scaldo, bisogna preriscaldarla per 3 minuti. All'inizio pensavo fosse troppo grossa, in realtà è perfetta perché riesco a cuocere, come in questo caso, tanti peperoni. E imposto 200 gradi per 20 minuti e a 10 minuti poi magari controllo. Allora, dopo 10 minuti i peperoni sono così, magari adesso li giro, sì, ok, e poi li faccio finire di cuocere per altri 10 minuti e vediamo. Sono passati 20 minuti, adesso vedo se sono cotti, se sono belli morbidi.
altrimenti li lascio ancora un po' nella friggitrice ad aria e poi li lascio raffreddare direttamente dentro la friggitrice ad aria. Mentre i peperoni si raffreddano, vado a cucinare il cotechino. Solitamente questo fresco lo avvolgo nella carta stagnola e poi lo buco con uno stuzzicadenti, però mi sono accorta di non avere carta stagnola e quindi lo cucino così. Lo metto nell'acqua fredda e lo faccio cuocere per un'ora a fuoco basso da quando inizia il bollore. In questa pentola invece sto cuocendo le patate per la purea che mangeremo assieme al cotechino. Vi faccio vedere due cose che ho preso al mercato stamattina, cioè in realtà ho comprato solamente questo pantalone della tuta, mentre questo cappello che adesso vi faccio vedere mi è stato regalato. Ho preso nel mio solito banco dei 7 euro un pantalone della tuta, semplicissimo, con le tasche, marrone. C'era anche la maglia uguale al pantalone, però non mi faceva impazzire e quindi non l'ho presa, tanto ci abbinerò io una felpa nera. E basta, al mercato ho comprato solamente questo, anche perché ero andata al mercato principalmente per fare la spesa. E poi sono passata a salutare la mia amica Alessia, non Alessia, quella ragazza che vedete nei video, ma un'altra Alessia, che vende bigiotteria, sciarpe, a volte borse, cappelli, e mi ha regalato questo cappello stupendo, stupendo, lilla e rosa, tutto morbidoso. Non so se riuscite a vederlo bene dalla videocamera, ma penso di sì. Ed è stupendo, cioè mi piace tantissimo questo colore. Adesso lo provo. Poi io adoro i cappelli. Niente, ti ringrazio perché so che guardi sempre i miei video. E questo appunto me l'ha regalato lei. E basta, non ho preso nient'altro al mercato. Poco fa mi è arrivato un pacco da parte di Alvorog, che è la stessa azienda che mi aveva inviato l'appendiabiti, quello che abbiamo messo nel corridoio, con cui tra l'altro ci stiamo trovando benissimo e comodissimo. Mi ha ricontattata l'altro ieri sera ed è arrivato oggi, quindi cioè, ci ha impiegato veramente pochissimo tempo, e mi ha chiesto se volevo provare un altro prodotto e io ho scelto questo carrellino, che in realtà lo volevo già acquistare da tempo, però sono quelle cose che dici ma sì, poi lo compro e alla fine poi non lo compri mai. Questo qua è il carrellino, comunque adesso lo monto e tra poco ve lo faccio vedere montato. Eccolo qua, molto molto semplice da montare, ci ho messo veramente poco tempo. Questa specie di maniglia la potete anche togliere, non so se volete metterla sotto una penisola per esempio e magari non ci passa sotto, la potete togliere e nel buchino poi mettete altri due di questi, infatti li ho messi da parte, non si sa mai se voglio togliere questa parte, mi rimane un pochino più basso. Ci sono anche dei gancetti molto molto comodi e come avete visto prima anche questi qua,
che vabbè, poi li potete posizionare dove volete, anche i divisori molto comodi li potete mettere anche su un altro ripiano. Comunque è fatto benissimo e anche le spiegazioni, le istruzioni di montaggio fatte molto bene, c'era anche presente nel pacco un cacciavite e una chiave inglese. C'era disponibile anche bianco, giallo, color Tiffany, non ricordo, comunque poi trovate il link nell'info box e potete andare a vedere. Io l'ho scelto nero così almeno lo posso mettere un po' ovunque. Alla fine l'ho sistemato così, ho messo la frutta e patate e cipolle. Comunque qua ho messo della frutta, banane, lì sotto delle arance, dei kiwi, dei kaki e qua sotto le patate e le cipolle. Poi vorrei comprare un altro contenitore come questo, così rimangono chiuse anche le cipolle. Tra l'altro sembra quasi che io abbia preso le misure perché sono entrati perfettamente i contenitori. Devo dire che mi piace tantissimo, anche perché volevo già acquistare un carrellino per la cucina, però quelli che trovavo in giro erano sempre o in legno o tutti in acciaio, o comunque nella cucina non mi piacevano, almeno nella mia cucina. Invece questo, tutto nero, devo dire che mi piace molto. Qua sopra ho messo io una tovaglietta. Sapete che mi piace tantissimo questo carrellino in cucina? Non avrei mai immaginato, ma perché pensavo di metterlo in tutt'altro posto e di sistemarlo in tutt'altro modo. L'avevo immaginato con le cose delle unghie oppure in bagno, ma devo dire che mi piace tantissimo, anche perché io vado a fare la spesa una volta a settimana al mercato, quindi la frutta la tengo in frigo e qualcosa lo tengo fuori dal frigo nel portafrutta, giusto per non mangiare la roba congelata. Però giustamente anche Omar mi dice che nel portafrutta rimane tutto ammassato e magari marcisce qualcosa e neanche lo vedi. Invece nel carrellino rimane tutto ben sistemato e la frutta non rimane tutta ammassata. Io felicissima per un carrellino, vabbè. Come vi dicevo prima, lo trovate in tanti altri colori, azzurro, giallo, bianco, forse rosa. Non so, non ricordo. Comunque sono felice di averlo scelto nero, almeno in cucina ci sta benissimo. Comunque trovate un codice sconto per voi nelle info box e vi lascio anche il link diretto al carrellino. Adesso qua c'è la mia cesta di panni che mi aspetta e noi magari ci aggiorniamo tra poco. Thank you.
Buongiorno, se sentite delle grida perché siamo sotto ad una giostra, sono con mia sorella, siamo venute qua a fare un giretto ai viali, chi è di Torino sicuramente conoscerà questo posto. Siamo andate già dentro i viali, dentro il centro commerciale dove c'è il Carrefour e adesso andiamo da Maison du Monde. Cos'è pappagallo? Oh, Nicola. Oh, mi ha preso di... Eccomi, sono appena arrivata a casa e come vi ho detto prima siamo andate a fare un giretto in un centro commerciale che c'è qua vicino, cioè non vicinissimo però comunque dalle nostre parti. Comunque ho comprato delle cosine, dopo ve le faccio vedere, non ho comprato chissà che cosa, però da Maison du Monde ho preso una cosa sola, poi sono andata in una profumeria e poi in un negozio che vendeva Yankee Candle, che tra l'altro ho anche fatto qualche clip. In realtà volevo prendere una giara, io non le compro quasi mai, però una volta l'anno una giara la voglio prendere, o media o grande. Però alla fine poi ho preso le Tarte, così le provo, vedo quale mi piace di più e poi magari compro la giara, quella lì media oppure quella grande, anche perché costano un pochino. Tra l'altro hanno anche cambiato le confezioni delle Tarte, delle Yankee Candle, infatti non le vedevo, poi la ragazza mi ha detto no, guarda, hanno cambiato confezione. Non so come mai, in realtà, prima c'era praticamente la Tarte ricoperta di tipo una plastica, invece adesso sono proprio all'interno di una confezione di plastica, infatti. Vabbè, anche la ragazza mi ha detto non so perché abbiano cambiato confezione. Comunque ho preso alcune Tarte e basta, non ho preso nient'altro. Adesso mi vado a cambiare e poi vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Eccomi, mi sono cambiata, ho messo su il ragù per domani e volevo farvi vedere anche questo piccolo cambiamento che ho fatto qua in cucina. Ho messo qua all'angolo questa pianta che secondo me ci sta molto bene, anche perché si crea questo gioco di ombre che mi piace molto. Prima c'era questa, però siccome mi rimaneva questa parte vuota perché c'era il portafrutta che ho messo nel carrellino, ho deciso di spostare questa più piccola qua e siccome mi rimaneva questo angolino vuoto, ho fatto che mettere questa. E devo dire che mi piace molto. Comunque, prima di tornare a casa, mi sono fermata all'MD a comprare giusto due cose e la carne per il ragù e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, una tavoletta Milka gigante, così se voglio fare qualche dolce ce l'ho. Poi ho preso dei limoni, lo zenzero perché vorrei fare un decotto, un infuso zenzero-limone, questo l'ho pagato 99 centesimi. Poi il caffè perché l'avevo quasi finito e poi ho preso dei contenitori, ce n'erano anche di altre misure più piccolini, però per adesso ho preso questi tre. Quello più grande l'ho pagato 2,19€, mentre quelli più piccoli 1,99€. Mi sembravano molto resistenti, questi possono andare sia in microonde, in freezer e anche in lavastoviglie. Per il momento ne ho presi tre perché vorrei cambiare i contenitori che ho, perché li ho da tanti anni, si stanno rovinando, alcuni non si chiudono più. E quindi per il momento ho preso questi qua, così voglio vedere come mi trovo e poi nel caso se li ritrovo magari ne prendo altri. Comunque per il momento ne ho presi due così, di due colori diversi, beige e tipo marrone scuro, e poi uno più grande sul beige, c'erano anche rossi, ma li ho presi così. Adesso non so se si vedono bene, ma ecco, così forse si capisce, sono fatti in questo modo. E basta, l'MD non ho preso nient'altro. Adesso poi vi faccio vedere le altre cosine che ho preso, che vi dicevo prima. Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto. Allora, sono stata in questo negozio che si chiama Emozioni Profumate e ho preso delle Tarte, come vi dicevo prima. Prima le Tarte erano fatte così. Adesso invece sono così. Questa l'ho pagata un pochino di meno perché quelle nuove, cioè le Tarte nuove, costano un pochino di più. Questa l'ho pagata 2,25€, mentre le altre 2,65€.
Ho preso questa albicocca e rosa. Poi ho preso Warm Cashmere, che è una delle mie preferite. Infatti stavo per prendere la giara piccolina, che costava 11,90 euro, se non ricordo male, ed era scontata del 25% ed era l'ultima. Però alla fine mi sono detta, io quelle piccole non le ho mai prese, prendo sempre o quella media o quella grande. Alla fine ho preferito prendere delle Tarte, in modo che posso provare anche diverse profumazioni, e se poi ne trovo una che mi piace parecchio, magari posso pensare di prendermi la giara media o quella grande. Io faccio sempre così, provo queste qua più piccoline, se poi mi piacciono compro quella grande. In questo caso ho ripreso la Tarte perché appunto non mi andava di spendere in questo momento 30 euro per la giara grande, e quindi siccome non volevo neanche quella piccola piccola, ho detto ma sì, prendo la Tarte. Io queste qua le divido in 4 pezzi, quindi non le faccio sciogliere in un'unica Tarte, in questo modo mi durano parecchio. E poi per esempio, avendo una casa comunque un po' anche su due piani, magari un pezzettino lo faccio sciogliere al piano di sopra, un pezzettino in camera da letto oppure in salotto, e in questo modo riesco comunque a profumare tutta casa, cosa che magari con quella piccolina non riesco a fare. Comunque questa è una delle mie preferite. Poi ho preso limone e lavanda. Questa mi piace veramente tanto e pensavo di accenderla in cucina. Comunque è questa viola. Poi ho preso questa qua. Anche questa mi piace veramente tanto. È dolce, ma non troppo, almeno vedremo poi. Comunque buonissima. E poi infine l'ultima, ho preso questa qua, Clean Cotton, che profuma proprio di bucato. Avete presente i panni appena lavati? Ecco, il profumo è quello. Io comunque preferivo le Tarte fatte così. Sono anche più belle da vedere esteticamente, magari all'interno di un cestino, di un contenitore, per chi le colleziona, e a me piacevano di più così, però vabbè. Mi piacevano tantissimo due profumazioni che però purtroppo erano terminate, cioè c'erano solo le giare, quelle lì grandi, e volevo la Tarte però appunto non c'era, e vi lascio qua una foto, ma quella profumazione mi piaceva veramente veramente tanto. Infatti volevo provare la Tarte per poi comprare magari una giara media o una grande più avanti, però purtroppo erano finite. Comunque, poi sono stata da Douglas, io l'ho sempre chiamato Douglas, però se non mi sbaglio si pronuncia Douglas, e ho preso un mascara e un fondotinta, e ne ho approfittato perché c'era lo sconto del 20%, però per approfittare di questo sconto dovevo fare la tessera, infatti in cassa la ragazza mi ha fatto la tessera. Ho preso un mascara di Mesauda, The Stylist. Mi piace molto lo scovolino. Questo costava 11,49 euro, ma c'era lo sconto del 20%, quindi lo sconto di 2,30 euro. E dopo tanto ho preso un fondotinta, sempre di Mesauda. E io lo utilizzo da adesso in avanti, in estate non uso praticamente nulla. Fondotinta e correttore multiuso. Questo costava 22,49 euro, ma l'ho pagato sempre con il 20% di sconto, quindi meno 4,50 euro. E questo è il fondotinta. Questo è il fondotinta, io non l'ho mai utilizzato. È fondotinta e correttore multiuso, pelle senza imperfezioni. Boh, vedremo. Ah, è fatto così. Io pensavo in realtà avesse la pompetta perché mi trovo meglio, però vabbè, comunque lo proverò e poi vi farò sapere. E basta, da Douglas non ho preso nient'altro. Adesso vi faccio vedere l'ultima cosa che ho preso da Maison du Monde. Sembra che io abbia comprato chissà che cosa, in realtà ho comprato solamente una cosa. E era da tantissimo che non andavo da Maison du Monde, più di un anno e mezzo credo, cioè da tantissimo. E ho preso, vabbè, uscendo dal negozio ho preso la rivista Omaggio. Ho preso delle tazze, appena le ho viste mi sono innamorata. Diciamo che non le ho pagate neanche care, considerando che Maison du Monde per le mie tasche, e secondo me è carissimo, perché le ho pagate 14,99 euro, però sono 4 tazze con anche il supporto.
Vabbè, non le tiro tutte fuori, tanto si vedono. Io le ho prese per il cappuccino, anche se in realtà c'è scritto coffee espresso, sì, un caffè lungo, perché in questa tazza ci stanno un minimo 4-5 caffè, credo. Quindi io non la userò mai per il caffè, ma le ho prese appunto per il cappuccino. E secondo me sono anche belle da tenere vicino alla macchinetta del caffè, quindi fare magari un angolino caffè, perché non occupano tanto spazio essendo impliabili. Comunque ve le faccio vedere più da vicino. Secondo me sono bellissime. E basta, vi dico la verità, mi piacevano anche le tazzine simili con il piattino in legno, sia con il supporto come questo qua, e sia in una scatola. Costavano, se non mi sbaglio, sulla trentina, 25, adesso non mi ricordo, però alla fine non le ho prese. Ho preso solamente questo, poi al prossimo giro vedremo per le tazzine. Per adesso mi sono fermata qua. Volevo continuare il vlog, però mi sa che dura già parecchio, quindi meglio chiuderlo qua. Quindi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!